Sono poesia e storia in movimento su quattro ruote, datate ma giovanissime, capaci di emozionare chi le ricorda dal vivo e far sgranare gli occhi a chi le vede per la prima volta e finisce per innamorarsene. Sono le auto d'epoca della Milano-Sanremo, che anche quest'anno si sono lasciate alle spalle chilometri e appassionati. Questa edizione ha fatto registrare due novità. La prima benefica, perché parte del ricavato sarà devoluto in Costa Rica. La seconda è la trasformazione da regolarità turistica a regolarità classica, che ha permesso la partecipazione dei top driver. Le immagini che vedete immortalano uno dei momenti più belli della gara per quanto concerne il passaggio in provincia di Savona. Le 132 auto iscritte alla gara Rievocazione si sono fermate nel parco della storica Villa Farragiana di Albissola Marina per uno spuntino a base di prodotti tipici liguri. Qui, in un colpo d'occhio mozzafiato, si sono potute gustare le auto più belle, vetture da sogno come la Lancia Aurelia, l'Aston Martin, la Bentley, Rolls-Royce e ancora Ferrari, la Honda, Daytona, Porsche, tutti rigorosamente modelli d'epoca. 20 le prove cronometrate al centesimo di secondo, di cui le ultime tre si sono effettuate a Imperia. Concluso l'ultimo ostacolo, la carovana si è mossa lungo le curve e i panorami della costa fino al traguardo sanremese.